Meritiamo di più il coro intonato dalla Volpi a fine partita. Il Chieti pareggia in superiorità numerica per più di un tempo contro il Cinzia Albalonga, una sfida che sembrava in discesa perché neanche il tempo di accomodarsi in tribuna per il patron Ettore Serra, che il Chieti segna con il suo punto di riferimento offensivo Michele Cesario. Tra le proteste infuocate dei giocatori laziali, gol lampo da parte del bomber vastese, ancora premiato con una maglia da titolare, decisivo con la Vigor Senigallia. Seconda marcatura personale, Chieti all'Angelini, subito avanti. Cesario senza il partner d'attacco, Palmisano espulso, a Monte Giorgio al suo fianco c'è spazio per Giacomo Rossi. Rientrano Pietrantonio e Massa Wood. Nel Cinzia Albalonga non c'è Sivilla, ex Chieti, come Sbardella, che invece è presente in campo, sistemato in difesa dal tecnico Davide D'Antoni. La reazione del Cinzia Albalonga è rabbiosa. Borrelli si prende sulle spalle la squadra, che insiste e trova il gol con Francesco Fontana. Colpo di testa indirizzato sul palo alla destra di Serra, che non riesce ad evitare l'1-1. Cinzia Albalonga che perviene al pari, ma non sembra appagato, tutt'altro. Chieti in grande difficoltà da inizio campionato sulle azioni da calcio da fermo, sovrastata la retroguardia nero-verde dal Cinzia Albalonga. Tegola in seguito per D'Antoni perché Sbardella ferma così Rossi, espulsione diretta per l'ex Chieti, costretto ad abbandonare anzitempo il rettangolo di gioco. Calcio di punizione affidato a Pietrantonio, uno specialista, pallone che si infrange sulla barriera, reclamano un tocco di mano il capitano e i suoi compagni. All'intervallo pari tra Chieti e Cinzia Albalonga, ma squadra di Corrado Cotta che può sfruttare la superiorità numerica per riprendere contatto con il successo, ma quanta fatica a costruire occasioni con un Cinzia Albalonga ordinato, organizzato, che non concede spazi. Pietrantonio innesca Cesario, quindi in seguito un tentativo dalla distanza con Di Meo entrato nella ripresa. Non basta, senza alcun dubbio, a scalfire le granitiche certezze di un Cinzia Albalonga che sale a quota 7 come il Chieti. Il migliore dei suoi è Pietrantonio, che rientra e gioca tutta la gara con la personalità che lo contraddistingue. Cinzia Albalonga domenica contro il Notaresco, mentre all'Angelini arriva l'Avezzano. Il risultato finale: Chieti 1, Cinzia Albalonga 1. Allora, si può dare e fare di più sicuramente, e forse non so se siete d'accordo, nella costruzione è un po' più veloce, invece ci intestardiamo, magari facciamo un tocco in più. Un tocco in più vuol dire 3-4 tocchi e poi chiaramente una squadra avversaria e questo tipo di squadra si sa riorganizzare, si sa chiudere e ti concede poco o niente. Su quello sono perfettamente d'accordo, però è anche una questione di carta d'identità. È una questione di presa di posizione del giocatore, è una questione che o ce l'hai o non ce l'hai, la personalità di rischiare qualcosa di più, la personalità di poter, ma perché no, calciare anche fuori dai 25 metri, mettere la palla in un certo modo subito, tanto va sempre messa. Sotto questo aspetto sono perfettamente d'accordo. Bisogna attaccare lo spazio, bisogna fare le cose che poi alla fine l'esperienza, un po' di malizia, un po' di situazioni ti portano a concludere, a leggere la situazione. Tu parti con un concetto di gioco, tu parti con dei presupposti per fare una cosa, poi le partite cambiano, ma in funzione del giocatore che velocizza quando deve velocizzare, che gestisce la lettura delle situazioni, perché noi in un modo o nell'altro, poi far nomi non è giusto, ci siamo ancora una volta intestarditi in certe situazioni, perché quando va messa la palla. Penso che, come ho detto, ci sono stati degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. È ovvio che giocando 55 minuti in superiorità numerica devi provare a vincere la partita, e se non ci riesci è mancato qualcosa, e quindi avremo sicuramente tanto su cui lavorare, ed è normale che ci sia ambizione anche da parte dei tifosi, come ci hanno detto che in superiorità numerica anche loro si aspettavano una vittoria. È vero che ultimamente stiamo subendo molto sul calcio piazzato, ci stiamo lavorando e forse non ancora troviamo la giusta quadra o la soluzione, o forse dobbiamo essere più attenti, l'attenzione ce la mettiamo, forse dobbiamo essere più cattivi, andare a saltare in avanti, non lo so.